Se i fatti dovessero essere accertati presso la sala prelievi dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, davvero dell'incredibile. Se non la smetti, vuoi vedere che ti spacco la faccia? Sarebbe la frase rivolta da un infermiere di turno la mattina del 4 aprile nei confronti di una bimba di 4 anni, stufa dell'attesa, che con la sua mamma si era recata presso il nosocomio Bruzio per effettuare alcuni accertamenti. Lo racconta la donna attraverso una lettera denuncia che ha fatto scattare subito un'indagine interna da parte del commissario dell'Audi Cosenza Vitaliano di Salazar. La notizia ovviamente ha fatto il giro del web e non solo. E oggi sulla vicenda interviene, sull interviene il commissario una alla una sanità della Regione Calabria Roberto Chiuto. Che sentite cosa faccia. dice? Io ho grande rispetto degli infermieri dei medici, del personale sanitario che sta nel, nei nostri presidi ospedalieri perché è sottoposto a turni massacranti fa un lavoro straordinario però la gentilezza, un sorriso. A chi sta male, a chi va negli ospedali, non costa nulla, perché chi va negli ospedali, come ho detto altre volte, non va per un viaggio di piacere. Allora, se c'è davvero un infermiere che ha detto ad una bimba di quattro anni finiscila o ti spacco la faccia, questo infermiere è bene che si trovi un altro lavoro. Sono contento che il commissario dell'azienda dell ospedaliera abbia aperto un'indagine interna. Io ho detto che se dovessero essere confermate queste cose sarei molto contento se questo infermiere fosse licenziato. Buon pomeriggio, buon pomeriggio e benvenuti a Libera. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Oggi ne saluto due in particolare. Saluto Giada e saluto eh, Adua. Gravissimo, l'episodio eh, è confermato eh, che si è consumato presso eh, l'ospedale dell'Annunziata a eh, Cosenza. Io però vorrei ricordare prima di parlare di questo episodio veramente molto molto spiacevole intanto perché eh, riguarda una bambina di soli eh, 4 anni e poi perché le parole usate sono francamente molto eh, molse, sono state usate, sono francamente molto forti, però eh, prima di parlarvi di tutto questo io vorrei se la mi eh, aiuta, vorrei farvi vedere qualche immagine eh, che eh, ci eh, possa in qualche modo anche eh, predisporre eh, nel parlare correttamente di una categoria che fino proprio a qualche mese fa. Abbiamo tutti definito come i nostri angeli eh, custodi e, eh, ed è importante ecco, far vedere queste, queste immagini, chiedo, chiedo appunto, ecco, perché eh, dobbiamo ricordarci del, del loro grande impegno, dell'amore immenso che hanno eh, messo in tutto quello che hanno fatto in un periodo in cui tutti avevamo paura, avevamo dinanzi un mostro che non sapevamo neanche come, come si chiamava, eppure loro sono rimasti lì ai propri posti di combattimento. Così come tutto il personale eh, sanitario e eh, ci hanno aiutati e ci hanno confortato e spesso sono stati anche i depositari di, delle ultime parole dei nostri, dei nostri cari. E eh, con noi oggi pomeriggio, ancora una volta, con estrema Devo dire con grande coraggio, mettendoci la faccia, il presidente dell'OPI di Cosenza, dell il presidente dunque dell'Ordine professionale degli infermieri di Cosenza. Do il benvenuto, il benvenuto al dottore Fausto eh, Sposato. Benven Grazie. Benvenuto. Eh, presidente, lei eh, ci può aiutare innanzitutto a capire e a ricostruire che cosa è accaduto, se è accaduto? Allora intanto ci stiamo provando anche noi perché le notizie che, che almeno sono arrivate al sottoscritto da fondi più che attendibili è che l'episodio sembra non sia eh, accaduto per niente, per cui voglio dire non si capisce ancora tutto da dove possa essere partito. Io ringrazio lei per quello che ha detto sugli infermieri, per le immagini che ha fatto vedere, perché a distanza di anni sono immagini toccanti. Sì. Però non abbiamo dire, memoria, noi abbiamo memoria, non abbiamo memoria corta non abbiamo memoria corta. Io ho apprezzato il messaggio del Presidente della Regione fino a un certo punto, poi dopo, insomma, un pochino meno. Perché gli operatori sanitari tutti vanno rispettati per un motivo semplice, perché sostanzialmente sono anni, non sono giorni o mesi, sono anni che noi lavoriamo in condizioni poco dignitose e non riusciamo a dare risposte. Dottore ai Sposato, cerchiamo un attimo di ricostruire. La bambina attende questi 40 minuti sì. perché a monte c'è un problema burocratico, se vogliamo. Cioè che succede presso il nostro CUP attualmente? Che, e questo perché ce lo hanno segnalato anche i nostri telespettatori, lo chiedo a lei, credo che ne sia informato. Allora diciamo che al CUP di Cosenza di solito vengono stampate quelle sono le etichette e poi hanno sulle promette, è un passaggio eh, fino a qualche giorno fa obbligatorio che snelliva effettivamente il lavoro, snelliva le file d'attesa al centro prelievi. Pare che l'etichettatrice si sia inceppata, insomma, dire, può succedere. È fuori uso di tutto. Meccanica, può succedere. Per cui tutto si è ribaltato sul centro prelievi, dove gli infermieri non solo fanno prelievi, ma da qualche giorno devono anche etichettare. Diciamo, e questa, le, questo, le diciamo, questo presuppone un'attesa maggiore rispetto agli altri. Pazienti, certo, una bambina, no? una bambina di 4 anni possiamo immaginare tutti insomma, la pazienza veramente ai minimi termini allora, che possa la, avere. Uh, la frase incriminata uh, pare. Eh, sia eh, la seguente e se non la smetti vuoi vedere che ti spacco la faccia ora capite bene che si tratta di una, di una frase eh, di, non poco, di non poco conto e, e capisce bene che eh, si tratta di un episodio davvero eh, che ha avuto e ha, continua ad avere eh, da ieri una eco nazionale non solo, non sui, solo, social. Non solo sui social tant'è che sono stato interpellato da, da diverse categorie dei consumatori, dei cittadini ma anche dalla stessa federazione nazionale. Allora intanto cominciamo a chiarire una cosa, nessuno va in ospedale per offendere gli altri. Quello che diceva il Presidente Occhiuto è una verità, noi indossiamo il sorriso la mattina, il pomeriggio la notte, lo indossiamo sempre col sorriso, la nostra disponibilità è massima. A tutti i livelli, certo, ci sono delle criticità di un sistema che continuano a perdurare. Per cui, come ho detto prima, ma uno è disposto a pagare per gli errori propri diretti, ma non si può più pagare per gli errori di un sistema disorganizzato, perché di questo si tratta sostanzialmente. Ciò non toglie, ciò non toglie che, qualora il fatto dovesse... Eh, essere diventa, risultare, risultare essere vero, vero è normale, che è una cosa gravissima, ma ripeto: lì non si tratta più di una categoria. Perché, attenzione, cominciamo anche a liberare il campo da questi dubbi. Non bisogna generalizzare e demonizzare una categoria che fino ad oggi, fino a domani, fino a dopodomani e per il tempo che sarà, è una categoria che si spende. E sono persone normali. Che indossano il sorriso la mattina per andare al lavoro, lo lasciano in ospedale, vanno a casa e sono madri, padri, a volte single, a volte hanno figli, a volte hanno mille problemi, anche di tipo economico, perché lo stipendio dell'infermiere è quello che è. È normale che molto probabilmente, forse ogni tanto, questo non giustifica il comportamento di nessuno. Perché, come diceva il Presidente Occhiuto e come diciamo anche noi, in ospedale non si va per trascorrere del tempo, ma questo lo diciamo per i cittadini, per gli utenti e lo diciamo anche per gli operatori sanitari, per cui alcuni commenti violenti. Sì, eh, lo dobbiamo dire perché purtroppo ci sono stati dei commenti poi eh, diciamo, mh, rispetto alle notizie che sono eh, circolate sui social, francamente devo dire davvero idioti, consentitemi. Eh, non, eh, non, no, non sono assolutamente accettabili. Oggi eh, chi svolge la professione di infermiere lo fa dopo aver conseguito eh, una, una laurea, un tirocinio, cioè è un professionista che veramente si mette al servizio eh, della, delle persone. E credo guardi io poi le, le dico perché poi ognuno di noi ha le proprie esperienze le proprie vicissitudini. io credo e ne ho avuta diretta esperienza anche proprio presso il nostro comio cosentino quindi l'annunziata che ehm, davvero eh, c'è un team di eh, infermieri eh, davvero che eh, senti non solo la professionalità ma ne senti anche il calore umano fermo restando dottore sposato che Così eh, mi può confortare in questo l'Avvocato Corriere che la responsabilità penale è sempre personale e che assolutamente un momento di stanchezza ma anche di eh, follia può assolutamente riguardare ciascuno di noi per cui se c'è, eh, ci sono delle responsabilità assolutamente poi che verranno accertate, che saranno accertate bisogna assolutamente che la persona ne <ride> non risponda. Voglio, non voglio assolutamente rubare il lavoro all'Avvocato ma c'è la legge Gelli Bianco che ha normato da questo punto di vista diciamo, molte cose da un punto di vista sanitario. C'è una responsabilità personale, ma c'è anche una responsabilità organizzativa. Ecco, forse su questo qualche ragionamento e qualche riflessione andrebbe fatta. Ora, Beh, la sanità calabrese, dottore Sposato, diciamo che eh, lascia spazio a più di una riflessione, diciamo così, a livello procedurale. Noi stiamo, noi stiamo tentando da anni di, di arrivare a capo Guardi, di questa noi Nel nostro piccolo, questa piccolo lo facciamo filiera, anche, posso filiera. garantirle che lo facciamo eh, anche però, da qui e siamo stati vorrei, anche... Però vorrei un attimino ritornare su quello che ci stiamo dicendo. All'inizio, io ripeto, faccio il presente di un ordine, sono 5.000, l'ordine più numeroso della Calabria. Conosco tantissimi colleghi che oggettivamente hanno delle difficoltà. Vedo veramente molto, cioè mi, mi fa strano, veramente, sentire una frase del genere che non può essere detta neanche al peggior nemico, neanche a una persona adulta. Esatto, immaginare che è... venga detta una bambina di quattro anni che forse non avrà capito, non potrà capirne neanche il senso. Tutto questo mi sembra un po' strano. Che vuoi, e forse di un pochino calmare gli animi, perché, ripeto, nessuno. Va in ospedale, pazienti per passare il tempo, professionisti per fare del male. Dottore, scusate, io una domanda gliela devo fare anche per dare un'informazione ehm, corretta ai nostri eh, telespettatori. Intanto la ringrazio per essere eh, stato qui, per averci davvero messo eh, la faccia e soprattutto diciamo, per averci dedicato il suo tempo. So che aveva anche altri impegni. Ma le risulta in qualche modo? Ci Sia stata una denuncia da parte dei genitori di questa eh, bambina o si tratta solo di, eh, di, una, lettera. Un, di una lettera pubblicata, firmata, ma eh, pubblicata solo sui social? Al momento non risultano denunce e già questo dovrebbe un attimino far riflettere perché poi nelle lettere bisogna mettere anche nome e cognome e prendersi la responsabilità di come lei si prende la responsabilità di quello che dice in queste trasmissioni, gli altri si prendono la responsabilità di quello che scrivono perché, eh, ripeto, la sconfitta non è di una categoria ma di un sistema intero. E questa forse è la cosa sulla quale bisogna riflettere. Mettere queste persone. Guardi, in, in Inghilterra, in America, il sistema sanitario anglosassone parla di alterasi, cioè alfabetizzazione sanitaria. Vuol dire che insegnano sanità, insegnano educazione sanitaria nelle scuole per abituare gli utenti, i cittadini, ad approcciarsi al sistema sanitario. E forse è questa oggettivamente la difficoltà. Poi, ripeto e ritengo che l'educazione, guardi, sulle competenze, un'altra competenza si parlava di abilità di conoscenza. Oggi c'è un nuovo termine che è stato inserito che è l'approccio. Perché è fondamentale l'approccio degli operatori sanitari verso l'utenza. Vuol dire è come un sistema di accoglienza che se è ben fatto, l'utente resta soddisfatto, magari viene Certamente. meno nervoso. Però lasciatemi dire un'ultima cosa. Già noi veniamo aggrediti ci sono da 14 a 15 aggressioni al giorno e sono solo quelle certo. denunciate, 10 volte di più quelle non denunciate. Per cui, se noi continuiamo a fomentare queste, queste, queste attività, questi, questi problemi, queste cose, allora il sistema no, non potrà più essere controllato e succederà alla fine del mondo. Prego, Simonetta Costanzo. Allora, io dico che intanto chiaramente bisogna Va, capire se caso. è vero, perché bisogna escludere la mitomania nella madre, la pseudologia fantastica nella figlia, ma questo non lo sappiamo ancora, ma se fosse vero è, è veramente grave. È gravissimo. Ma fosse... non solo perché io da anni, da anni sostengo, così come gli insegnanti dovrebbero essere controllati e costantemente esaminati, dovrebbero avere una personalità particolare e in più... Eh, do... Ci dovrebbe essere, come prima giustamente diceva il Presidente dell'Ordine, una educazione anche all'insegnamento, eh? eh, adesso faccio questo, questa piccola, alla sanità ancora di più, perché, perché non è possibile che un... Un infermiere si comporti in questo modo perché, se è vero che si è comportato così, veramente non può fare infermiere. Va, cioè, c'è cioè, qualcosa, qualcosa, qualcosa che non va nella psiche, c'è qualcosa che non va nell'educazione, c'è un sadismo inspiegabile. E guardate che più i reparti sono drammatici, più l'infermiere perde la testa. Io questo, anche sottoposto ad uno stress. Perché sottoposto ad uno, uno stress, uno stress. Allora, vogliamo fare qualcosa per far sì che. Questo stress diminuisca perché tutto è legato a questo ed è legato pure alle personalità che non sono esaminate. Perché se un infermiere è sadico, se un infermiere è un angelo della morte, intendiamoci, non può fare quel lavoro. Sono, questo, sono riguarda allora, tu, questo, questo riguarda, tutte riguarda tutte un, le una cosa, prego, prego. prego, cioè, prego, prego in prego. questo momento stiamo parlando di infermieri, per... però, però mi scusi, dottoressa, condivido in parte quello che lei ha detto. Eh, noi dobbiamo partire da un qualcosa che in questo momento non esiste. Cioè, Sapere se è vero o non è vero. Detto, tutto, questo, detto, questo, detto, questo, detto questo, ritengo che l'atteggiamento sia personale, sia strettamente personale, per cui chi ha sbagliato ha una responsabilità diretta soggettiva. soggettiva per cui, voglio dire, ne risponde. Prego, allora. Avvocato intanto io penso non che, come qualunque ordine, avrete un codice deontologico a certo. cui ci si deve attenere. Quindi. Penso che anche voi, come ordine, dovreste aprire un'inchiesta per un presunto, presunto infatti, poi procedimento disciplinare. Presunto! Infatti, infatti. Perché siamo in Italia e spesso purtroppo ci scordiamo una cosa principale: la presunzione di non di colpevolezza, come oh, certo, va a finire: ma di innocenza. Ma Certo. Quindi andare eh, con cautela e giustamente una volta che eh, sarà accertata la responsabilità, che in questo caso sarà una responsabilità prettamente personale, andare a verificare anche le eventuali criticità perché parliamoci chiaro, io eh, faccio spese e volentieri curatore speciale, l'avvocato del minore, ma non tutti gli avvocati si possono approcciare ai minori come penso, non tutti gli infermieri si possono approcciare. In maniera adeguata a un minore certo, certo, guardare e valutare anche sono, queste cose. Sono d'accordo assolutamente, Volevo però c'è da dire, posso dire una cosa, che comunque c'è un sistema eh, sanitario nostro, tutto calabrese, dove non credo debbano mettere mano gli infermieri, ma credo sia la politica che debba mettere in mano in maniera eh, eh, seria, concreta strutturale, strutturale e consentire a chi svolge un lavoro delicato come l'infermiere piuttosto che eh, il medico di poter agire senza condizioni cioè, di estremo in serena, stress in maniera nella maniera come si fa cioè, nel, sì, nel però, resto delle, delle parti del mondo è sì, anche sì, una questione sì. quello, allora guardate io dico una cosa eh, che se eh, questo infermiere dottore sposato effettivamente si è rivolto nei confronti di una bambina di 4 anni utilizzando queste parole non ci, non ci sono sé, non ci sono ma credo che vada allontanato immediatamente perché non se l'è presa però, con l'amministrazione la, esatto. se l'è presa col bambino no. ma siamo d'accordo, siamo d'accordo c'è da dire un'altra cosa, che aspettiamo anche rispondere. un atto giuridico, cioè, certo. che giuridicamente dia la possibilità sì, anche a questa persona di eh, potersi difendere. Di potersi difendere certo. perché, Io volevo rispondere un attimo all'avvocato e poi dire una cosa anche a lei. È normale che noi partiremo con un'indagine anche nostra, cioè voglio dire, è normale. Ma la Convocheremo... tutela cioè, fuori, è no, giusta però. Ma è previsto il nostro codice eh. deontologico, dal eh. nuovo codice deontologico, eh. perché noi abbiamo, siamo una delle poche categorie che ogni 10-15 anni rinnova un codice deontologico. Questo che vuol dire vuol dire che stiamo attenti all'evoluzione dei bisogni, all'evoluzione dei tempi. Quindi questa è una cosa che faremo sicuramente, ma perché è un atto dovuto eh. più certo. che altro. Detto questo. Eh, io vorrei un attimino focalizzare l'attenzione proprio sul discorso degli infermieri, che ad oggi effettivamente vengono considerati. Lei ha detto una cosa interessante prima: gli infermieri fanno un percorso formativo universitario come tutti, come tutti. Fanno la triennale specialistica in master di prima, secondo dottorato di ricerca. Abbiamo due ricercatori, uno a Catanzaro uno all'Unical, di MED 45, per la prima volta nella storia delle nostre università. Però le, de le devo anche far notare una cosa, così lo diciamo a tutti i telespettatori. Tutti i focus che vengono fatti nelle tv locali e non solo parlano della facoltà di medicina e chirurgia. Avete fatto caso a questo? Che non è la vera novità. Perché la vera novità è, è che dall'anno prossimo partirà la facoltà di cioè, infermieristica, siamo, 75 sì, posti. Sì. Nessuno ne parla. Questo cos'è che fa capire? Evidentemente nella società c'è una forma di classismo. Tra professione di serie A e professione di serie B. Forse è su questo che bisognerebbe discutere. Noi stiamo facendo gli incontri nelle scuole per dire, ma guardate che gli infermieri non sono quelli di una volta. Gli infermieri ce ne sono tantissimi. Certo, le, certo, le ho detto, le ho detto prima, il prorettore dell'Università della Sapienza è un'infermiera. Certo. Rosario allora in io, eh, ringra io la, ringrazio. la ringrazio per essere stato qui eh, oggi con Grazie noi perché eh, è venuto qui anche eh, diciamo, consapevole del fatto che ovviamente c'è chi la pensa eh, in una determinata maniera, c'è chi la pensa eh, in, altra, in altra maniera. A me ha fatto molto piacere averla qui e ricordo eh, ancora una volta il, il ruolo e aspettare. la vicinanza e eh, la sensazione davvero eh, che ci avete fatto provare di sentirci protetti nel, in un periodo in cui davvero è stato tutto meglio molto eh, complicato, ma saluto eh, in altrettanto eh, modo e con altrettanto affetto anche eh, la bimba che eh, se eh, effettivamente è stata eh, oggetto di queste, di queste eh, parole io le mando un abbraccio eh, affettuoso, certo che mamma e papà non ti faranno spaccare la faccia da assolutamente da, eh, da nessuno. sia una bimba che non dovrebbe fare la fila. Esatto, perché ritorniamo poi al discorso del dottore sposato, che c'è un problema anche di sistema purtroppo dietro che in, in, in Calabria diciamo, è un argomento davvero, poi probabilmente dedicheremo anche una puntata a questo. Io la ringrazio voi, moltissimo della sua presenza qui oggi. Allora, lanciamo e rimaniamo sempre in tema di bambini e sentiamo le parole di Ezio Greggio. Mi rivolgo alla mamma di Enea, questo bimbo che pesa 2,6 kg che ieri è stato abbandonato alla Mangia Galli. Il professor Fabio Mosca ha già lanciato un appello e lo voglio condividere anch'io e dire alla mamma di Enea di tornare indietro, di tornare all'ospedale Mangia Galli dove c'è tutto il reparto che la sta aspettando nell'anonimato, quindi nessuno dirà nulla, nomi, cognomi. Torna, ti prego, questo bambino è fantastico. Io ho un'associazione che aiuta i bambini nati prematuri, ma aiuteremo Enea che non è prematuro, ma non è giusto che sia abbandonato. E ci sono io, ci sono altri amici, ti daremo una mano, però torna perché avere un bambino è una grande fortuna e avere difficoltà economiche capisco ti possa creare dei problemi e uno sconvolgimento, ma insomma. Eh, ci metteremo in tanti a darti una mano, primo fra tutti eh, il professor Fabio Mosca, io e tanti altri amici che stiamo raggruppando per aiutarti. Quindi mamma di Enea, torna sui tuoi passi, domani, stasera, stanotte, torna all'ospedale Mangiagalli, prendi il tuo bambino che è bellissimo e si merita di avere la mamma vera e non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera. Ci contiamo, ci conto tanto. Un bacione. Alle undici e quaranta della domenica di Pasqua, appena trascorsa. Si solleva la, uh, una saracinesca di, uh, di un piccolo quadratino di, uh, di, di muro che uh, viene definito culla uh, della vita. Si solleva questa saracinesca ed è il tempo, cioè impiega 40 secondi poi per ritornare lentamente giù. E sono, a mio avviso, 40 secondi in cui le donne. Eh, tre donne dal, negli ultimi 16 anni, è capitato solo tre volte, sono i 40 secondi, secondo me, più difficili che queste donne eh, trascorreranno nella loro eh, vita. E la mamma di Enea, questi 40 secondi li ha vissuti dinanzi alla culla della vita di eh, Milano quando ha lasciato lì il suo eh, bambino. Queste parole che avete appena sentito, sentito di eh, Ezio Greggio hanno scatenato. Una polemica che assolutamente diciamo, non, non, non si riesce a placare in nessuna maniera. Ma prima di addentrarci e chiedere ai nostri ospiti, ognuno nel, nel, proprio, nel proprio ambito, di darci ecco una spiegazione di quanto è accaduto e di perché queste parole di Ezio Greggio hanno avuto tanta, tanta eco, vorrei dire che noi siamo in diretta. E vorrei dire che c'è un numero eh, che vedete in sovraimpressione. Vorrei dire, qualora fosse in ascolto, la mamma... Di questa, di questa bambina che eh, ha vissuto questa brutta eh, esperienza, che anche in completo eh, anonimato può tranquillamente contattarci e, ehm, e dire la sua perché eh, mi sembra giusto ovviamente sentire eh, tutte, eh, tutte le, eh, le parti. Detto questo, do il mio personale benvenuto e davvero un ringraziamento grandissimo di cuore al presidente o alla presidentessa, non so come preferisce, della Fondazione Roberto. Lanzino è con noi Matilde Matilde Spadafora Lanzino benvenuta Matilde, grazie, grazie mille per aver accettato il mio invito. Grazie a te per l'affetto. Sempre. Quello è te. veramente un grande affetto. Grazie. Eh, è un tuoi. piacere per me. Matilde, cosa partita. ne pensi di questo di, 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 di quanto è accaduto? E delle parole di eh, Ezio Greggio? Guarda, la cosa che a me sembra gravissima è questo trasformare in eh, fatto giornalistico. Una scelta una dolorosissima. Una scelta così, eh, certamente, possiamo immaginare, dolorosa di questa donna. Eh, che eh, se ha fatto questa scelta eh, va semplicemente rispettata. Eh, e dico la verità, mi meraviglia anche di questo intervento così pesante. A gabbatesa, sì. pesante di, di Greggio. Greggio. Cioè non, non me l'aspettavo. Eh, perché... E se la donna ha fatto questa eh, decisione, sicuramente noi siamo certi che l'ha fatta con difficoltà e sicuramente eh, sentirà tutte queste parole, eh, seguirà pure lei, magari i social che si scatenano poi su queste cose. E, e abbiamo aggiunto sofferenza a sofferenza, non abbiamo fatto altro perché se la. Donna avesse potuto o avesse deciso di tenere il bambino, l'avrebbe tenuto, non c'è bisogno dell'intervento nostro Certamente. per sollecitare anche perché una cosa dovrebbe essere una cosa fatta in estremo anonimato, no? Dietro tutto questo, una domanda: anche una domanda, più che una domanda, una sollecitazione alla società che, eh, che, sia, che sappia essere vicina ai casi difficili sì, prima. Sì. Sì, prima, Questo sono, sono d'accordo assolutamente con te. Simonetta Costanzo, la cosa che colpisce, almeno che ha colpito me, la culla della vita, le culle della vita funzionano sostanzialmente dando, c'è cioè, un sensore nel momento in cui viene... Il bambino, il neonato, in maniera assolutamente discreta eh, nella eh, residenza di riferimento ospedaliero o eh, clinica eh, suona un allarme in maniera assolutamente eh, non eccessiva, ma eh, giusto eh, a dare l'allert ai sanitari che immediatamente intervengono anche perché si tratta di una culletta termica. Per cui il bambino è nel momento in cui viene depositato, eh, lasciato. Qualcuno ha usato il termine abbandonato e poi su questo torna. Eh, il bambino è in sicurezza perché lì vengono immediatamente salvaguardati tutti i parametri vitali e viene affidato ai medici. La cosa che mi ha colpito e per questo mi rivolgo a te è che questa mamma insieme al bimbo lascia una lettera, lettera che probabilmente conserveranno poi e che daranno a Denea perché così lo hanno chiamato e non si sa. Quello che è scritto in questa, in questa lettera. Sono delle parole d'amore nei confronti, eh, nelle prime righe ci sono delle rassicurazioni sulla salute di Enea, dove lei dice che ha soli sette giorni, che il bambino sta bene, e, e poi delle parole d'amore nei confronti del proprio, del proprio figlio. E pare che proprio questa lettera ha fatto scattare il primo appello al, a ripensarci, quello proprio del professore Mosca della clinica eh, Mangiagalli. Dacci tu, aiutaci tu Simonetta a, um, a leggere nel cuore e nella mente di questa mamma. Sì, certo, eh, come diceva giustamente Matilde prima, la mamma deve avere fatto una scelta molto sofferta, una scelta dolorosa, perché ha pensato sette giorni e forse anche nove mesi e ha deciso di fare questo. Allora, io intanto considero queste culle eh, la ehm, dimostrazione di una grande civiltà. Per me è una Sono civiltà enorme, perché se una madre non se la sente di fare la madre o non può fare la madre perché ehm, è in condizioni economiche, condizioni psichiche o quant'altro di disagio, è bene che possa... Eh, decidere di far crescere questo bambino ad altri in sicurezza, in sicurezza certo. a persone che vogliono invece far svolgere questa Beh, opera famiglia, perché, comunque, è un, è un opus. Sì, pare che sia stata già contattata una famiglia, effettivamente, che eh, era già il e che è stata ritenuta idonea assolutamente all'adozione di Enea. Oh, Ci se vediamo... così tutto fosse, e concludo. Sì. Uh, si eviterebbero tante, tanti commerci di bambini. Ma anche tante situazioni drammatiche di bambini abbandonati. Esattamente, vero, nei, nei, nei trascurati, degli non seguiti, certo. tante morti bianche, conosciamo tante sindromi di Munchausen per procura. Noi le conosciamo tutte queste Continueremo cose. Continueremo a parlare di questo tra un attimo, Ci vi aspetto, a tra poco. Ben ritrovati, eh, siamo ancora una volta con eh, Margherita Corriere. Margherita, sono arrivate come, come sempre delle eh, domande ehm, per te e credo che però alla prima ehm, è interessante anche sentire Simonetta Costanzo. Allora, Marina ci scrive, credo che se un fidanzato ci tiene a te debba essere geloso, altrimenti vuol dire che non gli interessa nulla di te. Il mio è vero che si arrabbia se esco con le mie colleghe di università, ma mi fa anche un po' piacere. Certo, delle volte mi pesa non potermi truccare come mi piacerebbe, ma alla fine credo sia importante piacere a lui e poi ci saluta. Ora, Margherita, io ho ritenuto opportuno leggerlo, questo, questo messaggio, perché è interessante sotto tanti eh, profili. Allora prima di tutto io direi a questa ragazza Marina si chiama ma beh, Cara Marina, sì. tu prima di tutto devi piacere a te stessa, devi essere te stessa e non ti devi asservire a, a piacere agli altri, quindi devi essere te stessa. Poi onestamente eh, penso che la cosa fondamentale in un rapporto di coppia sia il rispetto, non la gelosia che a mio avviso è un sentimento abbastanza negativo che con l'andare del tempo può procurare seri problemi relazionali, affettivi e di coppia, perché se già eh, il tizio eh, non vuole la grida perché esce con le amiche, eh, impedisce di truccarsi già impedisce delle manifestazioni libere della sua vita. Simonetta Costanzo, cosa possiamo dire a questa ragazza? No, io poi dico quello che penso, chiaramente come certo, sempre. Certo, certo, certo. Eh, no, che tutte le donne abusate, violentate, eh, massacrate e eh, uccise la pensano così. No, scusate, eh, ma questa no, è no, una cosa eh... che... Eh, Matilde, ti colpisce questo Questa chiedere messaggio. aiuto. Devi chiedere no, eh sì. ti colpisce questo messaggio? Ti, 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 cioè, ti non mi colpisce perché sono tanti i casi che arrivano. Eh, si tratta così. di una giovanissima, perché si parla si di colleghe di come dice Simonetta, di colleghe una di colleghi e Corre questa mentalità di questa gelosia, di questa gelosia che se è poca, è fa anche piacere. La gelosia è insicurezza da parte dell'uomo. E quindi è sempre, insomma, patologia. È sempre una, Lei è una dice, patologia. Lei dice, certo, delle volte mi pesa. che quindi... nello scritto c'è eh, un inizio eh, che sembra riguardi soltanto l'uscita, ma poi piano 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 eh, la ragazza dice altro, cioè non mi posso truccare, eh, mi incomincia no. a pesare, cioè la, ce la pone come un, solamente qualcosa di amicizia, ma anche questo di isolare di isolare, di si isolare è, dalle amicizie, beh, anche molte è. volte, poi quando è più pesante anche dai familiari. Eh, la donna è una, una tattica è un metodo proprio che Marina eh, piaci? prego che poi conclude dicendo è importante piacere solo a lui ecco ah, sembra, mi sembra molto grave in, in effetti questo mi sembra grave brava questo sembra è il mio a questo proposito sì, sì, mi tanto noi venerdì lighting. in fondazione presentiamo il libro di Michelle Obama e il titolo che abbiamo dato all'incontro è proprio se piace a te stessa Puoi essere felice. E adesso Solo arriviamo se... anche alla Fondazione Roberta Lanzino. Seconda domanda che abbiamo scelto. Al culmine di delitti e minacce importanti, sono riuscita ad allontanarmi dalla casa in cui convivevo con mio marito e i miei tre figli. Ho preso insulti e botte, ma adesso sono stata ospitata dai miei genitori. La domanda che voglio porre all'avvocato è la seguente: il mio, eh, il mio ex marito minaccia spesso i miei ed in particolare il mio padre di morte. Cosa posso fare? Ed inoltre, non paga gli alimenti da diversi mesi. Come posso convincerlo? Il mio avvocato mi dice di attendere, ma mi, mi pesa molto gravare sui miei genitori bisogna rispondere a parecchie cose intanto da quello che scrive la signora sembra una donna maltrattata quindi che è stata, stata maltrattata certo. da tanto tempo e che ha avuto poi finalmente il coraggio di lasciare il marito ma se si minaccia di morte il papà ecco, ecco. la minaccia di morte è rivolta al papà allora per quanto riguarda le minacce di morte eh, che fa al padre Bisogna che si proceda con una querela per minacce ex articolo 612 del codice penale. Che deve penale. essere integrata eh, con quella diciamo, depositata da parte sua nei confronti del marito? No, sono due strade. Sono, sono diverse perché è il padre che viene minacciato, quindi si va a fare una querela per le minacce che vengono effettuate. Ora, per quanto riguarda invece il problema alimenti. Qui non si comprende se si tratta di un assegno di mantenimento eh, che è stato stabilito in sede di separazione o se ancora la, separa la separazione legale non ci sia stata. Allora, vediamo le due fattispecie: nel caso in cui ci, ci sia stata una separazione, quindi è stato disposto dal magistrato un assegno di mantenimento eh, per i figli, se non viene eh, questo assegno corrisposto ci sono due strade, la strada civilistica e la strada penale. La strada penale prevede una querela da parte eh, della signora nei confronti del marito separato, ex articolo 570 bis del Codice Penale che riguarda proprio i casi in cui c'è la violazione della corrispondenza dell'assegno di mantenimento. Ma per la tua esperienza, Margherita, si, si addiviene effettivamente a, a diciamo in tempi brevi, perché poi c'è il problema. E' proprio, della, della, è proprio lì volevo arrivare. Tana, ecco. è è che lì poi che ha tre arrivare. figli, io mi rendo conto perché che c'è un problema di quotidianità, no? Infatti, ah. è proprio qui volevo arrivare perché eh, là eh, parliamoci chiaro. La tutela penalistica ha dei tempi molto più lunghi e la signora poi si può costituire parte civile, può chiedere risarcimento dei danni, ma se il marito ha un, un reddito, perché se non ha reddito è, cioè è no, una questione molto complicata da, da, da gestire. Invece c'è quella civilistica che è quella diciamo, più rapida. Tra l'altro adesso, eh, se c'è stata già una separazione, ci può fare l'atto di precetto in base a quello... Quindi la strada più perveniente è l'azione azio, la, civile. civile. perfetto Francamente io, non, non comprendo perché ancora non sia stata io, indirizzata verso sì, questo tipo di... Temo, diciamo, di temo tipo. perché magari lui non ha reddito, questo non, non, è, non chiaro, è chiaro, effettivamente non è chiaro, chiaro fondamentale. ed è fondamentale. La ringrazio come sempre, ti ringrazio anzi come sempre per il tuo essere puntuale e precisissima anche nel ricordare tutti il, il numero degli articoli, delle sentenze. Eh sì, assolutamente sì. E poi, come sempre, in questi casi, quando le separazioni sono così conflittuali, si dovrebbero convincere: lo so che non si possono obbligare i coniugi a svolgere delle eh, mediazioni. Sì. Perché quelle aiutano. Soprattutto nel caso de, della presenza di tre figli, in questo eh, caso di specie. Allora eh, oggi eh, ci occupiamo, eh, prima eh, di passare e eh, poi visto. invece a porre una serie di domande eh, all'attività di accoglienza, di eccellente accoglienza che svolge proprio la Fondazione Roberta eh, Lanzino, ci occupiamo come sempre di un efferato eh, caso di eh, omicidio. Eh, questa volta si tratta sempre di eh, una violenza perpetrata ai danni di eh, una donna, ma oggi vi raccontiamo. La storia di Mirko: perché Mirko a soli 19 anni tenta di proteggere la mamma, e le fa scudo proprio con il suo corpo e allora prende lui il resto delle 18 già coltellate che aveva inferto a sua mamma, il suo ex compagno. Quest'uomo, che era già stato condannato per stalking, ma stalking pesante a 4 anni e 8 mesi, riesce ad entrare in casa durante la notte e mentre Paola Piras dolme le le dà ben 18 coltellate. Il figlio che dorme accanto nella stanza accanto sente il rumore, capisce che c'è qualcosa che non, va, che non va, entra nella stanza e protegge la mamma con il suo corpo. Perché ne parliamo? Intanto perché adesso chiediamo a Luca Chianelli ecco, di descriverci. Che tipo di scena eh, del crimine si sono eh, trovati ovviamente di fronte e, e, i carabinieri e poi perché Mirko, proprio l'11 eh, aprile, ieri, avrebbe compiuto eh, 21 anni e eh, sua mamma ha rilasciato una bellissima intervista eh, piena, veramente ricca d'amore nei confronti del, ehm, del figlio, proprio al Corriere eh, della Sera. Chianelli, aiutaci a capire che dinamica omicidiaria c'è stata. Allora, si tratta di un classico caso di femminicidio. Quando dico classico lo dico con tutto il rispetto e anche con la rabbia eh, che eh, diciamo, dà eh, questo, questo termine. In pratica, eh, questo soggetto, eh, per, eh, a seguito di un'escalation di eh, violenza di aggressività, arriva eh, sotto casa della sua eh, ex compagna, perché si erano eh, diciamo, lasciati da, da, da un po' di tempo. E eh, si arrampica, eh, salendo al, uh, al piano dove c'era l'appartamento, al primo piano, al primo piano eh, quindi con un discendente. Dal da discendente si arrampica, entra all'interno attraverso un, un terrazzino e ehm, attinge eh, la donna eh, che si trovava all'interno della eh, camera da letto. Quindi non, era, eh, non dormiva Paola Piras quando accade il fatto? Allora, Era sdraiata, però non si sa in effetti è, è se è sdraiata. È difficile da accertare, anche perché poi lei eh, non ricorda eh, quello, diciamo, i, i, i dettagli di quell'aggressione, ovviamente anche perché è stata diverso tempo eh, anche in coma. 40 giorni, sì. Quindi eh, entra eh, all'interno... Ecco, lo vediamo Mirko, Mirko che eh, protegge, protegge il sorriso della mamma che... Oggi effettivamente è uscita fuori dal, dal coma, ma ecco, eccolo Mirko, vedete, vedete veramente la follia, la follia di quest'uomo che ha tolto la vita a un ragazzo di suoi eh, 21 anni, avrebbe avuto oggi 21 anni. Quindi attinge la donna con eh, 18 coltellate in varie parti del corpo, chiaramente eh, concentrate nella parte, nella parte anteriore del, anche del, del petto e del, e del collo. Eh, sentendo le urla della propria madre, il figlio accorre e cerca di eh, difenderla. Quindi, si eh, frappone tra eh, l'aggressore, eh, questo soggetto eh, diciamo, pakistano trentenne, e la propria madre, e qui ha alcuni segni da difesa perché anche lui ha dei segni sugli avambracci, sul, sulle mani perché cerca di eh, bloccare eh, l'aggressione con, con il coltello però viene attinto da due colpi eh, nella regione pettorale quindi alla mitorace che provocano una morte sostanzialmente immediata per eh, emotorace quindi... Eh... Chianelli posso farle una domanda eh, non so se eh, è corretta anche come la pongo la eh, domanda esiste ecco, una, un atteggiamento un qualcosa diciamo, che quando ci, ci si deve difendere è opportuno eh, assumere? Un, un comportamento con il corpo? Eh, cioè, esiste un modo per potersi difendere dai fendenti? Allora, esistono, o tentare esistono, di difendersi? Esistono delle tecniche, chiaramente, però eh, vengono fuori. Diciamo, la, la, metterle in pratica è, è molto difficile perché vengono fuori intanto da una serie di corsi che magari si possono fare in questo ambito. Infatti, ci sono eh, dei corsi di centri antiviolenza. Ne parleremo fanno nelle puntate future. Per sì. la, la, la difesa eh, da, eh, da aggressioni, magari aggressioni sessuali, però eh, la problematica è sempre che un conto è eh, diciamo, imparare alcune eh, tecniche, un conto è metterle in pratica in una fase di aggressione in cui... Ehm, è l'istinto che la fa la, da, da padrone, quindi ecco perché troviamo dei segni da difesa sulle mani, da parata, sugli avambracci e eh, sulle mani per, di afferramento della lama. Quelli sono gli atteggiamenti istintivi. Il consiglio che viene dato è quello mai di non affrontare quando è possibile, ma, di, ma in generale qualsiasi tipo di aggressione è quello di certo. allontanarsi, di scarpare, se certo. non è possibile allora di affrontare. Certo. E Mandiamo un abbraccio a Paola Paola Piras che ha vissuto questo compleanno in completa solitudine del eh, suo mirco che ovviamente purtroppo non, non c'è più. Ma ehm, ritorniamo ehm, alla Calabria, ritorniamo ad un caso che ha eh, credo marchiato tutti noi calabresi e noi Cosentini in maniera eh, particolare, in maniera indelebile per sempre e mi riferisco alla morte di, eh, di Roberta. Oggi eh, Matilde, eccola, la vediamo, bella come il sole. Oggi eh, Matilde mh, svolge un'azione, devo dire che ha, ha avuto la grande capacità di trasformare questo immenso dolore in un'attività di, di straordinaria accoglienza nei confronti di quelle donne che sono vittime di violenza. Matilde, parlaci di, eh, del tipo di lavoro, del tipo di attività che svolgete con la Fondazione Roberta Lanzino. Ovviamente noi abbiamo incominciato 34 anni fa e all'inizio si zoppica, eccetera. Ormai dopo 34 anni abbiamo strutturato proprio un lavoro che ci consente insomma, veramente di dare una mano, di dare una mano. I miracoli, non siamo attrezzati per i miracoli. Di fronte a casi come questo e come tanti altri, intanto ci dobbiamo fare una domanda come società: perché non arriviamo prima? Questa è una domanda importante. Eh, sulla quale la società che ha gli strumenti ha ehm, anche. Vediamo una serie di immagini di tutta l'attività che si svolge con la fondazione. Eh. E quindi eh, diciamo questa è la, di fronte a casi come questi noi che tu, tutti quanti, ma noi che ci occupiamo proprio di queste, abbiamo veramente una delusione incredibile. Ci Qual è secondo te impotenti. il punto più debole del, a livello eh, della società, cioè quello che è eh, lo snodo che non funziona? Se, io, ehm, cioè, ogni, ogni ordine eh, ha la sua deontologia. Io mi domando come mai i servizi sociali non, eh, eh, non riescono ad intervenire o non possono per, per regolamento intervenire, anche se sono distribuiti anche in piccoli centri, Sì, sì, in maniera globale, si, certo. cioè, si dovrebbero conoscere i casi difficili almeno nelle linee generali allora in fondazione noi eh, lavoriamo intanto sul, eh, su quello che è già accaduto nel senso con il, il CAV con il centro antiviolenza e con la casa rifugio ovviamente ascoltiamo le donne che hanno già eh, Matilde, quando arriva una donna da voi, quando arriva da te una donna, quali sono le prime cose che ti dice, che ti confida, che ti chiede? Guarda, intanto eh, il primo ascolto deve essere molto, 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 veramente molto empatico, perché è una donna che sta parlando con chi non, non ha mai conosciuto. Quindi e deve è, anche raccontare è, è cose difficili e eh? difficili. E quindi è proprio un metodo, un metodo di dialogo e di ascolto che spinge la donna quando ci accorgiamo che per esempio c'è un momento. Allora si fanno delle domande che allontanano un po' la donna dal da da che quel è caso, da quello che. che ci accorgiamo che in quel momento non, non è pronta a dire. Per cui i, gli ascolti non sono mai uno solo, ovviamente. E poi io noto, abbiamo notato nel tempo che per loro per, per dare un po' di sicurezza anche alla donna, è molto importante informarla perché molte donne non sono informate, anche l'informazione. Legale, perché una delle minacce è più grandi che, che si fa, ti cacci i figli, ti allontano dai figli, non ti daranno mai i figli, quindi ascoltare anche la voce della professionista che la rassicura e la informa di quelle che sono le regole, le regole e le, è le leggi, cioè, le regole certo. è molto importante. Prego, Simonetta Costanzo voleva dire qualcosa. Funziona, intanto sono d'accordo con Matilde completamente, ci conosciamo da tanti anni. E lottiamo un po' per la stessa causa eh, quello ecco, che non funziona volevo salutare cogliendo questa immagine che vedo Franco un saluto glielo dobbiamo fare è venuto a mancare l'anno scorso ciao Franco lui era un po' la tua forza e la forza anche un po' mm. di, tutti, di tutti noi Franco era una colonna era una colonna volevo solo Quindi, un saluto sì. prego Simonetta due secondi perché poi lascio la parola a voi eh, quello che non funziona è la prevenzione non esiste proprio l'informazione e l'educazione e il, io lo chiamo il patriarcato maligno. Qui siamo noi le mamme eh? perché poi eh, certe, ehm, certe violenze, eh, certi autoritarismi eh, passano all'interno della famiglia grazie alle mamme È che vero. in qualche modo sono, sono compiacenti, credono che poi ci si debba comportare così, ma questo è più un problema antropologico, chiamiamolo così, e sociale. Il vero problema poi è dove sta la prevenzione perché quello che dicevi tu prima Matilde, il discorso degli assistenti sociali o comunque del personale che si occupa di queste problematiche è lo stesso problema che noi riscontriamo nei reati in famiglia. Perché quella famiglia già da tempo chiede aiuto, già da tempo è segnalata, già il centro salute mentale se ne occupava, ehm, ehm, se ne occupava mh, malamente. È perché bisogna avere anche il coraggio poi di dirle le cose. Eh, e certo, a te in Certo, la scuola non manca. che eh, certo. non parla, Diciamocelo francamente queste cose, perché lo sappiamo, è tutta una catena che va avanti così deve e che essere spezzata, non riesce a niente dire. Chi si mette spezzata. in mezzo e ha il coraggio di farlo, spesso poi eh, accumula, si, si viene a trovare di fronte a problemi lui, lui, perché poi viene controdenunciato e perché poi chissà che cosa succede e allora è chiaro che ci... Allora, io volevo anche ricordare che la Fondazione Roberta Lanzino veramente si occupa di cultura ormai, di formazione, di prevenzione, ma anche di cultura. Voi avete una bellissima biblioteca, una bellissima um, video videoteca, ma non posso terminare eh, la puntata, so che il regista poi mi sgriderà fortemente. Io questa notizia la voglio dare, la voglio velocissimamente, vi prego davvero, abbiamo pochissimi eh, secondi. E nel, nel Lazio, a Frosinone eh, un, un imprenditore di 32 anni feconda in 10 mesi tre sue collaboratrici, tre sue eh, dipendenti. Una eh, lo denuncia la prima, quindi nascono praticamente in maniera sequenziale, già nato il primo, sta per nascere il secondo e la terza diciamo, è, è rimasta diciamo, incinta da eh, pochissimi mesi. Ora qualcuno ha, parliato, ha parlato di fecondatore seriale. La prima donna lo ha anche denunciato per tutta una serie di violenze, pugni durante la gravidanza e così via. Simonetta Costanzo, non possiamo chiudere la trasmissione senza sentirti su questa, su questa notizia che mi eh ha sì. lasciato davvero basita. Sì, beh, fecondatore seriale, seriale lo sembra, hanno definito. Mi sembra proprio un'etichetta. Um, Consona. Adesca, le porta a lavorare nella propria azienda, convive con loro per circa un paio di mesi, usa violenza nei confronti di queste donne fisica e eh, verbale, poi le molla e non vuole neanche, nonostante la richiesta diciamo del eh, DNA per il riconoscimento di paternità, non vuole neanche riconoscere i figli. Che tipo di soggetto è? Ma sicuramente è una, una forma di narcisismo grave, eh, un narcisista è un sadico. È un disturbato, avrà un disturbo di personalità abbastanza, però quello che c'è dietro è un legame patologico con la propria madre, perché un soggetto che dona il suo sperma, io lo chiamerei un donatore di sperma, in questo modo, concedetemelo. Perché, sì, 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 no, ma stiamo vedendo serve, anche sì, c'era sì, sì. il professor Ferraguti che... Eh, utilizzava questo termine già eh, in tempi eh, passati per definire questi soggetti che praticamente eh, traggono piacere proprio ehm, non tanto dal rapporto con quella donna. Ma il piacere è proprio essere riusciti a fecondarli. Però a poi senza assumersene nessuna responsabilità eh io lo, di questa no, figlia le seriale. Lei anche un vile seriale. Ecco, mi piace io anche lo tanto. Ma è anche un vile seriale, proprio veramente un. Ma io penso che questi figli, poveri sì. poveri bambini sì, sì, che sì, saranno diciamo veramente, veramente... deprivati di un bravo padre, sì, di una certo, figura di un genitoriale genitoriale, una figura sì, ma, genitoriale. Perché nel in questo soggetto. C'è una forma di maniacalità, cioè io... Eh, no. Sono quello che ripopola Un po' di onnipotenza, no? Forse. Secondo me ci deve essere uomo. un delirio dietro, un cioè, delirio di onnipotenza. Il mondo. Queste Io... cose succedono dopo la guerra. Oggi no? veramente la puntata è, è volata, davvero argomenti molto eh, interessanti. Io ringrazio come sempre Margherita Corriere per essere stata con noi, Simonetta Costanzo per essere stata con noi, Luca Chianelli per essere stato eh, con noi. Ma consentitemi un ringraziamento di vero cuore a Matilde Spadafora Lanzino che oggi è stata con ehm, noi, Matilde appartiene, Matilde è un po' eh, di famiglia no? per tutti quanti noi e ancora Sono più di lei forse lo è eh, eh, Roberta che è un mio. po' la sorella di, di ciascuno eh, di noi e eh, io la ringrazio, la ringrazio tanto per tutto quello che fa, per come lo fa e per il cuore che ci mette eh, nel, eh, nel farlo, quindi grazie per essere stata con noi. Io Matilde. ringrazio te anche di tutta questa... È la verità, bello, lo sai che è ciò parole. che penso eh, di te. Grazie, grazie ancora, come sempre vi aspetto sui nostri canali social, LiberaTen, su Facebook, i nostri numeri di Whatsapp, come sempre con voi mercoledì prossimo in diretta. Buonasera.